Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Poesia Racconto del cuore, il lungo, il corto e il pacioccone. Luana era andata 15 giorni al mare in Liguria ed era tornata a casa con il cuore a pezzi. In quella località marina aveva incontrato l'amore con la A maiuscola e ora i ricordi la torturavano. Non tollerava il pensiero di essersi separata da un lui, tenero e gentile, che l'aveva affascinata con i suoi riccioli biondi e i begli occhi verdi. Purtroppo abitavano in due città molto lontane l'una dall'altra. Per avvertire meno la nostalgia, tutti i giorni si scrivevano lunghe lettere e una volta alla settimana si telefonavano. La storia di questi due ragazzi durò qualche mese finché una verità crudele spezzò il loro sogno. La lontananza aveva reso codardo un affetto coraggioso. Luana cercò di distrarsi in mille modi per lenire la sofferenza e fu forse per questo che si aggregò alla compagnia di sua sorella, che più piccola di lei di 2 anni, tutti i giorni compiva scorribande e viveva pomeriggi avventurosi con i ragazzi più simpatici e particolari del quartiere. Francesco era un ragazzo di statura minuta e dai capelli neri e ricci, che si vantava di avere avuto mille avventure e si dava arie da bullo. Egli ora stava vivendo una storia con una ragazza di nome Olga. La relazione era un romanzo e loro ne erano i personaggi. I genitori di Olga erano talmente severi che non la lasciavano mai uscire di casa. E lui l'andava a trovare di nascosto la sera, arrampicandosi sul muretto e così arrivava alla finestra. Questa maniera di condurre la relazione era vissuta dai due ragazzi come qualcosa di particolare, di magico. Paolo era un ragazzo dalla corporatura robusta, un sorriso sempre stampato sul viso che gli permettevano di mettere in mostra i denti da coniglietto. Era l'inseparabile ombra di Francesco. Con lui condivideva segreti ed esperienze. Non gli piaceva studiare, quindi cercava sempre di svolgere i compiti insieme a qualche suo compagno, che sapendone più di lui poteva aiutarlo. La sua distrazione però era proverbiale e i suoi compagni ancora si ricordano quando in classe la professoressa lo interrogò e gli chiese di recitare la poesia La capra. E lui ripeté per un quarto d'ora sempre la stessa frase, la capra. La professoressa, rendendosi conto che non riusciva a proseguire, lo pregò di tornare al suo posto. Dopo le medie cercò un'occupazione manuale. Andò a studiare in un istituto religioso, ma la sua intolleranza alle ingiustizie che secondo lui si perpetravano in quella scuola lo fecero desistere. Per lui era più adatto un lavoro che gli desse la possibilità di essere libero e di comunicare con le persone. Il suo lavoro fu poi quello del camionista. Daniele era un ragazzo dai tratti somatici e dalle movenze nervose. Aveva mani enormi, enormi che sembravano predirgli il suo futuro, il suo lavoro futuro. Infatti si impiegò poi in una stamperia. Egli era complessato e insicuro, forse per la mancanza del padre, perito in un incidente d'auto. Il più simpatico di tutti era Marco, un ragazzino piccolo e grasso, con il volto sempre paonazzo. Ogni parola era una battuta, tutti i suoi discorsi risate a non finire. Generoso e altruista, era sempre pronto ad aiutare un amico in difficoltà. A Marco piaceva Luana e quell'estate decise che era arrivato il momento di dichiararsi. Quando chiese un parere ai suoi amici, tutti lo sconsigliarono. Lascia perdere, non dirle niente, dissero, perché Luana era molto più grande di lui e senz'altro la sua risposta sarebbe stata negativa. Con lo sguardo pulito e il suo solito sorriso stampato sulla faccia, parlò a Luana e attese una risposta da lei. A lei era molto simpatico, gli voleva un mondo di bene, ma quello non era amore. Quindi il discorso dei due ragazzi si concluse con il rifiuto di Luana.
Il comportamento della ragazza da quel giorno mutò, perché ella, conoscendo i sentimenti che Marco nutriva per lei, si sentiva imbarazzata quando lo guardava o quando gli parlava. Il ragazzo se ne accorse e gli chiese di dimenticare quello che si erano detti giorni prima, ritornando ad essere gli amici di sempre. Luana, dispiaciuta anche lei per la situazione venutasi a creare, accolse subito l'invito. Ancora una volta Marco, con la sua nobiltà d'animo, era riuscito a mettere da parte il suo sentimento e aveva preferito, pur di non perdere Luana, di continuare un bel rapporto d'amicizia, che non poteva essere offuscato da malintesi. Il giorno dopo e quello dopo ancora, Luana approfondì i suoi pensieri e ripensò a Marco, al suo futuro. Sperò che la ragazza della sua vita avrebbe saputo guardare oltre le apparenze e apprezzato le qualità interiori di quel ragazzo che aveva tanto da donare. Non sapeva Luana che un destino infelice attendeva Marco. La morte del padre, che fungeva da pilastro per lui, gli lasciò un vuoto interiore che non riuscì a colmare. Interiorizzò il dolore, non volle mostrare la sua sofferenza e per questo il sorriso sul suo viso non si spense mai, ma qualcosa dentro di lui si era estinto per sempre. La speranza, la fiducia in se stesso e negli altri avevano lasciato il posto a una tristezza, a una malinconia infinita. Infatti imboccò una strada dalla quale non fece più ritorno. Lui, nel suo lungo viaggio immaginario, vedeva un tunnel e alla fine di esso vi era la luce. Cercava un paradiso artificiale. Fu uno sbaglio, ma quando se ne accorse era troppo tardi per riuscire a tornare indietro. Dove è ora, forse è vicino a suo padre e può godere della sua compagnia. I rimorsi di aver fatto soffrire tante persone care non saranno più i suoi soli amici. La pace e la serenità saranno le uniche emozioni che pervaderanno il suo animo. Poi c'erano i due fratelli, Sergio ed Enrico, Lui assomigliava a un serpentello, sia nel fisico sia nel carattere. Infatti, pur essendo mingherlino, non passava inosservato per la sua vivacità e per la sua inesauribile energia. Erano quelle persone che sembravano essere fatte di spirito. Egli creava continuamente situazioni imbarazzanti per poi giocarti qualche tiro mancino o uno scherzo, spesso di cattivo gusto. Egli non stava mai fermo, era sempre in movimento. Doveva essere sempre presente e non tollerava di rimanere escluso quando c'era qualche decisione da prendere. Voleva partecipare a qualsiasi gioco. A lui non gli si poteva nascondere nulla. La sorella era quella che si definirebbe una ragazza caratteriale. Non sapeva tenere a freno la lingua e tutto quello che pensava lo diceva, non badando né alle apparenze né a chi aveva davanti. Un giorno, per un motivo banale, ebbe uno screzio per un ragazzo più grande di lei. Non ci pensò due volte a riempirlo di calci e pugni. I suoi lunghi capelli nella lotta si erano arruffati a tal punto che avevano formato una massa intricata e informe che, disordinatamente, lasciava libere alcune ciocche, le quali, ricadendole sul viso, le conferivano un aspetto spettrale che assomigliava a quello di una strega. Le mancava solo la scopa e poi sarebbe stata perfetta per interpretare il ruolo di Nocina, nonna diabolica e birichina. Il suo viso era diventato paonazzo, la sua gonna corta si era alzata e con la complicità del vento era volata su. Ma lei, in quel momento, tutta presa dalla sua furia, pensava solo a menare le mani. Il suo carattere peggiorò col matrimonio. Sposò un uomo molto simile a lei, nei modi e nel carattere. L'aspetto dell'uomo avrebbe indotto qualsiasi donna di buon senso a evitarlo come la peste. I suoi capelli erano talmente folti e ricci che gli nascondevano parte del viso. Nero di capelli e scuro in viso, aveva occhi demoniaci. Era sempre scarmigliato e nervoso. E tra i due scoppiavano frequenti battibecchi che degeneravano in furiose liti.
La coppia purtroppo ebbe due figli e la mamma, anche con loro, si comportava in modo anomalo. Quando piangevano, per calmarli, li faceva volteggiare in aria, facendoli compiere veri e propri salti mortali completati da numerose piroette. L'ultimo del gruppo era un ragazzo che era soprannominato Cornino per quel suo cranio talmente spoglio che metteva in evidenza le ossa della testa. A differenza di tutti i suoi compagni, sembrava più grande. Era molto ordinato, ogni volta che spostava un oggetto lo rimetteva a posto, non parlava mai a vanvera, sapeva già in futuro quale lavoro avrebbe fatto. Vestiva sempre con completi, giacca e pantaloni. I suoi vestiti erano sempre ordinati e perfettamente puliti, e anche dopo una giornata passata a giocare rimanevano perfetti come se fossero usciti in quel momento dal lavasecco. Molti pomeriggi, che non si sapeva cosa fare, si andava a casa sua e dopo un po' si buttava tutto all'aria. Noi ragazzi ridevamo fino a scompisciarsi e lui, tra l'arrabbiato e il divertito, rimetteva tutto in ordine e già pensava con terrore a quando saremmo tornati. Noi con la fantasia lo vedevamo già con le mani nei capelli. I nostri pomeriggi finivano sempre nello stesso modo. Venivamo buttati fuori dal suo appartamento senza tanti complimenti. La giornata più divertente che Luana ricorda ancora con ilarità fu quando, insieme a sua sorella, dopo un grosso litigio con il padre, presero tutti i loro indumenti intimi, li misero in un sacchetto e scapparono da casa. Fuggirono nella dimora della nonna, alcuni isolati più in là, la quale, appena le vide arrivare, si premurò di rassicurare i genitori con una telefonata. Dopo qualche ora le ragazze, in seguito ai discorsi fatti con la nonna, presero la decisione di tornare a casa. Si incamminarono verso la loro abitazione. Dopo qualche chilometro incontrarono i loro amici, che stavano facendo alcuni giri in bicicletta. Chiesero loro dove fossero andate e cosa avessero nei sacchetti. Le ragazze e le ragazzine mantennero il segreto. In ogni caso dissero: «Volete un passaggio?» Le fanciulle non se lo fecero ripetere due volte e si sedettero sul portapacchi. Tutto filò liscio fino a quando arrivarono nei pressi dell'abitazione delle due sorelle. Marco, con la ruota della bicicletta, scivolò in una buca creata nel terreno dalle forti piogge dei giorni prima e Luana, a causa del violento impatto, si trovò seduta a gambe all'aria nella sabbia. Neanche a dirlo, tutto quello che c'era dentro il sacchetto venne sparpagliato per la strada. Marco, confuso e dispiaciuto, si offrì di aiutarla a raccogliere gli indumenti, ma quante risate si fece quando vide i completini intimi. I dispiaceri si riescono a superare, i sentimenti con il tempo mutano, ma i ricordi non svaniranno mai.